Bella a tutti ragazzi, e tutte le volte che parlo casca un cesso, ragazzi, non è un segno positivo, eh? Va bene, comunque andiamo avanti. Bella a tutti ragazzi, benvenuti, io sono MetiMars e siamo su Warrior Rise to Glory. Allora, nel gameplay precedente avevamo fatto un personaggio con la stessa armatura, però aveva come armi l'ascia e lo scudo pure. E l'avevamo fatto con la forza molto alta. Il problema è che sulla pedana era molto lenta e quindi aveva molte difficoltà. L'ascia fa più danno, però diciamo è molto più lento. Questa volta, siccome poi il personaggio avevamo fatto un paio di PvP per Madette, poi ne ho fatta una off camera e è morto subito. Quindi ho dovuto rifare il personaggio e riportarlo a livello 10. Però questa volta abbiamo l'agilità ben sviluppata, abbiamo un attacco credo anche più sviluppato dell'altra volta, una buona stamina e un po' di vitalità. Ovviamente abbiamo lasciato indietro la difesa con lo scudo e la forza, anche la vitalità in realtà è bassa, però ragazzi tutto non si può avere. Nelle skill abbiamo aumentato tutto quello che riguarda diciamo i perk per le frecce, e come armatura abbiamo appunto questa del samurai, che non è il massimo, perché a me sarebbe piaciuto prendere questa dato che adesso siamo di livello 4, perché c'è un livello del personaggio che è il livello 10, che è il suo massimo, e poi c'è un livello globale di tutti i personaggi, che quello è molto più lento da tirar su, però ci permette di indossare robe più fighe. Io volevo prendere questa che serve appunto il livello 4, però è molto più, vedete, quello del samurai 32 di difesa, l'elmo dell'elfo scuro 36 in più, quindi 68, però costa 11.000, non ci si fa. Di armi abbiamo, se non mi sbaglio, perché adesso ce lo blocca perché non abbiamo i soldi. Sì, abbiamo questa qua che fa 27-29 di danno, e l'arco, perché abbiamo anche l'arco, abbiamo, se non sbaglio, questa qua, 23-25 di danno. Black Mamba! Ok. E quindi penso sia leggermente migliore questo personaggio rispetto al primo. Noi andiamo a fare le nostre battaglie. Quello che cambia da un personaggio all'altro è la... è questa qua praticamente, che noi tramite i Glory Coin e il Soul Point, che praticamente aumentano molto se facciamo i permadette, aumentiamo questi 5 livelli, che sono queste 5 tipologie di livelli, che sono il bonus dei silver a ogni partita, il 19 permanent armor point quando inizi il personaggio, quindi questi sono di base, e due permanent damage point, che anche questi sono di base, questi sono l'attribute point e questi sono il permanent skill point. Ovviamente può arrivare fino al livello 25, ok, e più ne abbiamo più il personaggio di base quando partiamo con quello nuovo sarà forte, però è molto molto lento andare su. Però, bando alle ciance, vediamo di vincerla, eh? Ah, ragazzi, allora, se perdiamo questa il personaggio muore, eh? Quindi dobbiamo ripartire da capo. Non è una cosa meravigliosa. Allora, lui ha quasi la stessa nostra armatura, ha lo scudo, però ha un'ascia, vedo, molto prepotente. Noi abbiamo il doppio colpo grazie ad un'abilità, quindi lo stiamo sbragando. Oh cazzo, la trappola non l'avevo vista. Forse era un bot questo. Vediamo, lui ci può offrire anche dei soldi, eh? 1200, poco, poco. Io voglio un bel po' qua.
Voglio 3.000. E allora ti faccio fuori. Arrivederci. Secondo me era un bot però, perché è stato troppo semplice. Massimo livello, perché quello purtroppo non lo possiamo portare avanti. Ripeto, secondo me è basso. Era un bot. 30 glory coin. E un soul point. In realtà non è che ci dà tutta sta meraviglia di punti, eh? Perché non vorrei rischiare per nulla, perché ragazzi, non è che ci ha dato tutta sta grande cosa. Vabbè, comunque, una l'abbiamo vinta. Anche in maniera estremamente. Era un bot, ragazzi, però anche se non era un bot. Perché dipende, se lui non trova ti inserisce botte, però anche se non era un botte non ce la faceva. Oh, questo è uno scudo che non avevo mai visto. Ecco, questo c'ha l'abilità che ti va subito alle spalle, noi ci allontaniamo. Questo cammina anche come un dannato però. Ha meno stamina di noi, però. Mina veramente troppo e noi a questo punto facciamo così. Dato che la spada ce l'ho buona pure io. Non ce l'ha più buona lui però. Ah, io devo già dormire. No, la stamina ce l'ha più lui. Però ora mi allontano. Lui si frega. Io devo dormire ogni 3 secondi qua, com'è? Lui non avanza perché sennò se io fossi lui avanzerei ugualmente. Infatti è avanzato. Però si becca il trappolone. Ecco che il nostro personaggio è finito in due partite, ragazzi. Ci Personaggio finito. Ci dà un po' di XP, ci dà 8 anime. 54.032 glory point. E noi dovremmo ripartire da capo. Questo è l'ideologia di questo gioco. Vediamo, abbiamo 15 più 9. Niente ragazzi, purtroppo il gioco è questo, è un po' una rottura di balle, una grande rottura di balle. Poi io posso non essere bravo, posso non essere tutto quello, ci sta, però cioè è un pochino frustrante perché comunque anche se sei bravo, quello che poi ti batte lo trovi sempre, lo troverai sempre. E tutte le volte devi partire da capo. Cioè, ragazzi, è un po' un casino. Ed è poi il problema che i soldi e
Io per esempio adesso mi devo comprare un'ascia, una spada e uno scudo, poco buoni perché non ho nemmeno, non ho i soldi, ma non ho nemmeno, diciamo, l'agilità per comprare qualcosa di buono. Spendo soldi che comunque poi sono spesi, cioè non ti dà neanche quel tot di soldi per dire ok, io a sto giro mi scelgo di comprare della roba più forte per essere più competitivo. Non puoi perché i soldi sono limitati. Quindi è un po' un casino. Io adesso potrei fare anche, sono a livello 2, lui è tornato a livello 2, io provo a fare il permanente. Però è un po' un casino così. Cioè, io lo posso anche battere, per l'amor di Dio. Anzi, molto probabilmente faccio più partite buone così, che sono tutte, che comunque ti mette, credo, con un avversario più o meno dello stesso livello, più o meno, perché mi sa che qua ci sta pure a menà pure questo, incredibile. Ok, abbastanza easy. Vabbè, tanto questo sarà un bot. Vedete, a livelli bassi vi dà anche poca roba comunque. No. Ah, non era un bot. Vabbè, tanto il personaggio suo vale 0, quindi non è come il mio. Il punteggio è il solito del casual per il livello del personaggio. Non era un bot comunque. Quindi possiamo fare anche andare, cioè, rankare il personaggio facendo solo permanente, tanto non. Però, boh. Non ci vedo tutta sta convenienza comunque, né tra il casual e il brutal, né tutte le volte doverlo portare a livello 10, poi ti muore, ricominciare. È una meccanica un po' troppo farmona. Benché il gioco di base sia carino, eh. Anche lui morirà a breve. Questo non offre neanche soldi, noi lo accontentiamo. Beh. I soldi sono gli stessi, il punteggio è lo stesso del casual, i soldi sono gli stessi. Cioè, nonostante tutto siamo sempre a 1440 monete. Solamente per fare l'armatura, quella dell'elfo oscuro, sono 11.000 al pezzo. Sono 5-6 pezzi. Dannamo. Ecco, questo è già più tosterello. Già più bardato.
mi sembra anche che non sia molto molto lento questo qua. Minchia, 47 d'armatura. Scrivi, ma cosa scrivi? La gente perde tempo a scrivere. Sa che siamo morti qua. Non ti offro proprio un cappero, vai. La gente tossica che perde tempo a scrivere. Pensa di aver vinto chissà che. E lì siamo morti, 1200, no, 12, 1200 di esperienza, 1200, 2, mamma mia. E purtroppo ragazzi, sto gioco è ideato così, non si possono vincere tutte perché è impossibile, a meno che tu non ci abbia formato l'inverosimile. E arriva a un certo punto che hai formato più di tutti e quindi hai un leggerissimo vantaggio, ma voglio dire, c'è anche altro da giocare oltre a questo. Quindi va bene ragazzi, io per il momento mi fermerei qua. Poi se volete vedere altri episodi me lo dite, magari me lo scrivete nei commenti e farmerò un po', altrimenti ci possiamo anche fermare qua. Magari giocherò io ogni tanto per conto mio, quando ne avrò voglia. Fatemelo sapere e niente ragazzi, vi ringrazio per la compagnia, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!